Una forma di resistenza culturale forte eh, sarebbe quella eh, di fare ognuno il suo mestiere. Per esempio, io qui sono alla libreria Argonauta e fanno il loro mestiere, vendono libri. È una, è una libreria specializzata a Roma e via. Per esempio il fatto il quotidiano Il Fatto fa il suo mestiere quando ci informa su cose che avvengono e che escono in termini di cronaca giudiziaria ormai sempre più spesso dalle procure. Eh, il caso di Trani, di Berlusconi, del, de, di lui che agiva sulla RAI, sono, sono cose che il Fatto ha tirato fuori e che forse se non l'avesse fatto il Fatto altri non avrebbero tirato fuori. Il Fatto ha fatto, scusate il banalissimo, Gioco e ripetuto di parole, eh, ha fatto il suo mestiere. Il problema è di questo paese è che sembra che ormai nessuno faccia più il suo mestiere, nessuno quasi. E culturalmente questo ci porta, proprio al, ci porta indietro di, di secoli. Non fa il suo mestiere la stampa che di solito copre, invece che scoprire, quasi se ne fa un vanto. Non fa il suo mestiere la politica che invece che rispettare i, i, le, la separazione dei poteri e la forma di equilibrio e di controllo data dalla Costituzione, mischia un po' tutto. Quindi è difficile ormai capire fin dove arriva, arrivi l'esecutivo, dove cominci il giudiziario che fine abbia fatto il legislativo. Quindi parliamo di una democrazia ormai senza più averla sotto gli occhi. E va tutto di conseguenza, tutti i giorni sembra che trovare cose normali, accettabili, sia diventata un'impresa disperata. Ecco, forse, in termini di resistenza parlante, ricominciare a chiamare le cose con il loro nome. E Col cogliere l'aspetto della normalità, cioè di chi fa il suo mestiere, invece che non farlo e farne un altro, a volte addirittura il contrario, forse è una forma che va ritirata fuori, non, non ce ne sono poi molte, non è un segreto. Guardate, che ce ne accorgeremmo se la gente ricominciasse a fare il proprio mestiere.